l'idea che avevamo come piano partita era quella di cercare di stare attaccati il più possibile alla partita qui contro Casale, che sapevamo benissimo che è una squadra che aggredisce, una squadra che ha intensità difensiva, e a tratti abbiamo subito anche questo durante l'arco della partita. Abbiamo commesso delle ingenuità dal punto di vista offensivo, cosa che di solito nelle ultime due partite, soprattutto in casa, ma anche a Fiorentina, non avevamo commesso. Qualche giocatore un po' sottotono, per esempio Andrea Renzi, che ha sbagliato qualche cosa, soprattutto nella parte finale della partita. L'idea era quella di sfidare alcuni giocatori al tiro, come ad esempio cito Martinoni o De Nicolao stesso, e in parte tutto ciò ci ha aiutato, ci ha agevolato, cercando di riempire il più possibile l'area. L'idea era quella pure di limitare i loro tiratori, Bray, Blizzard, in parte l'abbiamo fatto. Credo che nell'ultimo momento, l'ultimo tiro di Bray ci ha spaccato completamente, in due la partita. Però dall'altra parte sono soddisfatto della squadra e della prestazione della squadra, soprattutto dal punto di vista difensivo, perché comunque nel momento in cui Casale stava scappando abbiamo continuato a lottare per cercare di riacciuffarla. Sotto questo punto di vista sono molto soddisfatto. Abbiamo fatto un passo indietro sicuramente dal punto di vista offensivo, però credo che gran merito va al lavoro difensivo di Casale. Questo gruppo è un gruppo che comunque ha lavorato solamente una settimana insieme, che è stata la settimana di Siena. L'ultima settimana è stata una settimana un pochettino particolare, perché Filloi è stato fermo per alcuni giorni, Tommasini molto sottotone, Meis aveva problemi un pochettino nella caviglia, quindi non è che abbiamo fatto degli allenamenti così particolari. Dovevamo recuperare qualcuno, però ripeto, i ragazzi in palestra lavorano tanto, sono bravi. Siamo un pochettino sfortunati dal punto di vista degli acciacchi che abbiamo settimanalmente. Mi auguro che la prossima settimana possiamo essere tutti, e mi auguro che anche in futuro possiamo allenarci tutti insieme. Poi ti dico, abbiamo incontrato in questo momento Tortona, Scaffati, siamo andati a Ferentino, siamo venuti qui a Casale, che per me insieme ad Agrigento sono due squadre e sono le mie favorite di questo girone. Credo che ogni partita comunque che noi abbiamo affrontato rispetto all'inizio, Tortona e Scafati, qualche passo in avanti l'abbiamo fatto. Dopodiché ogni partita noi cerchiamo di giocare per vincere, ci proviamo. Abbiamo pure degli avversari che sono pure dei buoni avversari. Oggi abbiamo incontrato una squadra che dal punto di vista dell'intensità difensiva fa la sua prima arma offensiva, e a tratti l'abbiamo pure pagata.